Amorino e patato. Ah, amorino e patato. Fa ridere, sei serio? Ma sei serio, cazzo? No, oggi no, niente parolacce. Sono pur sempre un amante della poesia io, dunque... Ma sei serio? Fatemi capire, con tranquillità. Vi dà davvero così fastidio che tutti parlino del vostro giocattolo che chiamate festival? O lo fate soltanto per accrescere l'aura che vi create voi stessi attorno, travestendovi da santi salvatori, paladini della giustizia di questo grandissimo Sanremo? Ma che cazzo avete messo dei palloncini con delle facce disegnate su delle poltroncine? Fate persino della retorica spicciola per prenderci per il culo! Avevo detto niente parolacce. Pardon. Wow, non credevo si potesse cadere così in basso. Hai cercato di far passare un detto siciliano come una qualunque divertente battuta, quando in realtà, qualora alcuni di voi non l'avessero percepito come tale, si è trattato soltanto di un insulto neanche troppo velato nei confronti di chi poi? Guardate e badate bene che senza le grandi e le piccolissime persone che parlano della vostra fiera dell'ipocrisia non andreste da nessuna parte. Anche le pulci hanno la tosse, ma cazzo, ma sei serio? L'ho detto sul serio, l'ho detto sul serio, l'ho detto sul serio, lo hai detto sul serio. Ma aspetta, a chi è che ti stavi riferendo? No, ti spiego, perché se parlavi dei giornalisti, sappi che se non fosse per loro che vi tirano prima su e poi giù, sareste alla sola mercé di quel pubblico che realmente intendevi tu e che non hai nemmeno avuto il coraggio di specificare in diretta televisiva. Che c'è? Avete paura che lì, nei social, tra i milioni di squallidi e stupidi leoni da tastiera, ci sia qualcuno che abbia una testa pensante e che stia portando piano piano le persone a farsi delle domande? Si suda stare dentro l'Ariston, eh? Oggi non riesco proprio a capire nulla, ma cosa c'è? Adesso vogliamo togliere anche il diritto ad un povero cittadino complessato dai numerosi vincoli del lockdown di dire la propria sulla vostra conduzione di Sanremo. Insomma, ma qual è davvero il problema? Se volevate un programma dove manifestare solamente il vostro affetto reciprocamente ancora e ancora e ancora una volta, senza essere disturbati, aprite un canale Twitch, tutto vostro. Anche perché lì, a parte le nudità, è tutto lecito. Ma sei serio? Ma sei serio, cazzo? Che c'è? Ma oggi non si può stare un attimo tranquilli? Cosa c'è? Ditemi. Ok, ascoltate. Dalla regia mi stanno dicendo di informare la signorina Elodie che molti scienziati ormai da tempo stanno lavorando su una teoria che potrebbe sconvolgere completamente la sua percezione della realtà. Ok, esatto, ok, infatti... Addirittura... Ma sei serio? Pare stiano accertando che ci sia la solida probabilità e dunque vorrebbero comunicarle? Pare che lei non sia l'unica donna rimasta su questa terra! Questa era sottile! Devo stare più calmo oggi, l'ho detto, devo stare più calmo, ma quindi... È tutto qui! È già finito! Il capolavoro? Oggi mi sento veramente stupido, ma fatemi capire! Far rotare una treccia manco fosse Indiana Jones! Cos'è? Si trucca come Mina? Ma nessuno sa più com'è fatta Mina! Quella cosa potrebbe significare la qualsiasi! No, seriamente, cazzo, ma dov'è il capolavoro? Psst, Achille, vieni qua, vieni, ti do un consiglio. Bricoman. E ascolta, lì troverai, segnatelo magari, martelli, chiodi, legno e tutto l'occorrente per realizzare le cornici per i tuoi nuovi quadri, eh? Mi raccomando, noi aspettiamo qua, fai con calma, noi aspettiamo qua. Non voglio! Dico che non voglio! Non voglio dire qualcosa su Gigi! Non voglio parlare di Gigi e la sua performance di ieri sera! Ma sei serio? Stiamo tutti aspettando la quinta stagione di Gomorra, no?